Domenica 20 maggio, presso il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Cuceglio, è stato inaugurato l'albero intitolato al gruppo Avis di Cuceglio. Ad aprire il momento ufficiale, Valentino Putto, referente del gruppo. Oggi, 20 maggio 2018, si inaugura il lavoro della sezione di Oriente, gruppo Avis di Cuceglio. La madrina che lo tiene a battere è Fulvia Pizzuti. Voglio ringraziare in primo luogo la nostra presidente Tamara Zana e il direttivo Avis per l'impegno profuso nella realizzazione dell'albero di Cuceglio. Ringrazio inoltre il nostro sindaco, Sergio Pilotto, e l'amministrazione comunale, che si occupano presso i locali del municipio durante le donazioni. I miei ringraziamenti vanno infine a Don Benino, alla Colombo, con cui dividiamo questa bella giornata di festa. Un grazie speciale a tutti i donatori, perché senza di voi la nostra associazione non potrebbe esistere. Ora, io finito, lascio la parola al nostro presidente. Siamo riuniti qui oggi in occasione di questa magnifica festa della pittura d'usa organizzata dalla Colombo di Cuceglio, che ringrazio a nome di tutto il direttivo per averci ospitato. È un momento importante perché inauguriamo il lavoro Avis, intitolato al gruppo di Cuceglio. Era lontano 26 maggio 1985, quando arrivava in paese la Repubblica e venivano effettuati i primi prelievi di sangue. Il direttivo, presieduto allora da mio papà e mia Luzzana, come molti di voi sanno, con radici proprio in questo paese, si prodigava per fare propaganda circa l'importanza del dono del sangue, cercando di coinvolgere i cucellesi a intraprendere e sostenere questa missione di volontariato. Dopo tanto e qualche tempo, il sindaco mise a disposizione una sala comunale per il ritiro. Io ero una bambina con poco più di 8 anni e mi ricordo che il giorno precedente i prelievi, mio papà e i donatori Gian Piero Cuffia e Ornella Costanzana, che facevano parte del direttivo, portavano dei lettini in questo locale per agevolare i donatori. Il gruppo Avis di Cuceglio in questi anni è stato portato avanti e continuamente migliorato nella sua organizzazione dal nostro vicepresidente, signor Putto Valentino, che insieme alla moglie Lina, che ricordiamo, e alla figlia Tiziana, lo ha reso un fiore all'occhiello della nostra associazione, suggerendo anche il piacere di avere un lavaro dedicato al gruppo di Cuceglio. Alla madrina del nostro lavaro, signora Fulvia De Zutti, che viene da una famiglia di assidui donatori e che ci offre aiuto continuo durante le donazioni, va un grazie speciale. Ringrazio il sindaco Sergio Pilotto che continua a concederci i locali del comune per i prelievi. Don Benino, che è stato donatore per la bella funzione officiata al santuario. Ed infine l'ultimo ringraziamento, il più importante, va proprio a voi, cari donatori, che con l'amore per questo importante dono contribuite a salvare vite umane. Auspico. Auspico che si possano raggiungere traguardi sempre più elevati, collaborando e portando avanti l'Avis con l'amore e la passione che hanno insegnato a me e che voi tutti avete dimostrato. Con l'occasione ricordo i prossimi prelievi presso il vostro comune, domenica 1 luglio. Grazie a tutti. Presenta la cerimonia il sindaco di Cuceglio, Sergio Pilotto. Niente, io non posso che ringraziare tutti voi e dire di essere orgoglioso di questo giorno, perché quando ci sono associazioni come queste è molto importante per un paese, è molto importante per il paese. È bello anche che ci sia questo connubio con Aglietti, che diciamo che va assieme ad altre collaborazioni che abbiamo con l'amico Marco, che ci conosciamo ormai da tanto tempo e lavoriamo tante volte bene insieme. Io sono molto contento di avere Valentino Putto come rappresentante della sezione di Cuceglio, perché Valentino quando parte con una cosa parte veramente e si impegna, fa il pazziero con tutti, quando lo fa, ma poi dopo viene molto meglio quello che fa. Tamara e Fulvia, anche Fulvia si adopera molto per la. Io vi ringrazio molto, dato che è venuto, mi ha fatto piacere Marco, ti lascio un attimo la parola anche a lui che possa dire qualcosa. Grazie a tutti.
grazie a voi per l'invito. Insomma, parlando per ultimo si rischia di ripetere, quindi sarò assolutamente velocissimo. Inutile sottolineare l'importanza dell'associazione dell'Avis che ha in tutti i fronti, e invece sottolineare tutta quella che è l'attività che, insomma, anche a livello di questa associazione unisce i comuni di Aglie e Cuceglio, che da sempre sono due comuni che collaborano, lavorano bene assieme sia a livello istituzionale tra me e Sergio, ma soprattutto anche attraverso le realtà associative. E, insomma, l'Avis è un'associazione tra le più operose, che non lavora solo in ambito la vostra missione principale sangue, ma ad esempio noi in questo momento da lì abbiamo in corso la fiera di primavera, che sembra un po' una fiera autunnale, ma va bene lo stesso, e la organizziamo anche in collaborazione con l'Avis, quindi insomma è veramente importante per noi amministratori tutto quello che fate nei nostri territori. Grazie e buona festa.